Sant'Agostino diceva che chi canta prega due volte. È vero, perché tu per cantare con le persone devi buttare fuori tutta la tua anima. Fu un tenore, io ho saputo, anche wagneriano, con una voce incredibile, e credo che fu il primo tenore a cantare Lohengrin in italiano a Bologna alla presenza di Wagner. Cioè, voglio dire, non era una cosa tanto semplice, ecco. It was a time of big stars, and Cristalli happened to be right there in the middle of them. Diceva che la voce è come avere un diamante grezzo, no? Chi viene dal cielo, chi ce l'ha, no? E dopo con lo studio lo tagli e allora vedi che è brillante, no? E lui ha studiato solo 6 mesi, non penso. Pochissimo. 6 mesi ha studiato e ha debuttato subito, no? Proprio una... Sì. Come una rosa, fu. Potete immaginare che ha cantato il Metropolitan del New York, ha cantato a Vienna, ha cantato Sud America, ha cantato in tutto il mondo. E con dei partner, con la Callas, ha fatto la Bohème. Poi i suoi cavalli di battaglia erano Lohengrin e la fanciulla del West. Flaviano Labò io l'ho conosciuto tantissimi anni fa, talmente tanti che non mi ricordo l'anno preciso, però c'era una voglia di essere talmente insieme, uniti nel cantare, e così le voci si sposano. Da piccolini ovviamente noi andavamo a teatro e un'opera in cui magari alla fine il tenore moriva, per noi non era molto simpatica l'opera, cioè noi dovevamo andare in camerino ad accertarci. And the general manager of the Met, whose name was Rudolf Bing at the time, wrote in a memo that he's the best tenor we have.